Si amplia il raggio d'azione dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, verso la gestione unica del servizio idrico in provincia, nella sede dell'Assemblea Territoriale Idrica, ATI. I sindaci dei comuni di Santa Elisabetta d'Aragona e poi di Sambuca di Sicilia, solo relativamente all'ambito fognario e depurativo, considerato che la rete idrica sambucese è già stata consegnata ed è attualmente gestita da AICA, hanno consegnato all'azienda reti e impianti a seguito dell'opportuno periodo di affiancamento tra i tecnici di AICA e gli operatori comunali. Ascoltiamo in proposito il direttore generale dell'ATI, Enzo Greco Lucchina. L'affidamento è avvenuto nel mese di agosto del 2021. Il mese di agosto è stata costituita, quindi precedentemente era stata costituita AICA, l'azienda speciale dei comuni agrigentini. Dal 2 agosto ha gestito, in prima battuta ha gestito il servizio idrico integrato nei 27 comuni che erano già gestiti da Girgenti Acque, ex Girgenti Acque. Poi è stata programmata la gestione delle reti e la gestione in tutti gli altri comuni che non hanno avuto il riconoscimento della salvaguardia. Quindi è stata avviata questa procedura di consegna che in un primo luogo ha visto la consegna dei comuni di Joppolo Giancacchio, del comune di San Biagio Plata, nel comune di Sant'Angelo Muxaro. A questi comuni oggi si aggiungono, si sono già aggiunti il comune di Aragona, il comune di Santa Elisabetta e il comune di Sambuca di Sicilia per quanto riguarda il segmento del fognario depurativo, perché già la gestione del servizio della rete idrica era già avvenuta, perché già era gestita da Girgenti Acque e quindi è passata in automatico ad AICA. Quindi allo stato attuale dei 35 comuni che fanno parte di AICA devono consegnare le reti e gli impianti, il comune di Palma di Montechiaro, la consegna è prevista per il 1º febbraio, già si è concretizzato il periodo ed è ancora in corso, invero, un periodo di affiancamento tra il personale di AICA e il personale del comune che attualmente gestisce la rete. Quindi questo procedimento di consegna si concluderà, è previsto per il 1º febbraio. Per quanto riguarda invece il comune di Camastra, che è l'ultimo comune che non ha formalmente aderito ad AICA, anche se rientra nei comuni in gestione di AICA, perché non ha avuto il riconoscimento della salvaguardia. E per questo comune, ripeto, per il comune di Camastra è stato invocato potere sostitutivo della regione siciliana.